7.000 abitanti, provincia di Fermo, ricca storia medievale all'ombra dei Farfensi. Monte Giorgio domina la valle del Tenna, metà strada tra Adriatico e Sibillini. Sulla tradizione agricola, insediamento diffuso, ricordiamo le frazioni di Alteta, Monteverde e il suggestivo borgo di Cerreto, si è inserito negli ultimi decenni. Adesso vediamo una splendida frazione, quella di Cerreto, abitata solo da due famiglie. Non era ancora partita la prima crociata quando su uno sperone di Arenaria poco a nord di Monte Giorgio qualche signorotto col placet del vescovo di Fermo costruiva un castello a guardia del passaggio. Eravamo al confine tra Marca Fermana e quella maceratese. C'era già il posto di Dogana e della successiva Dogana cinquecentesca ci sono ancora le tracce. Così nasce Cerreto che dal 300 fino all'Unità d'Italia diventa comune autonomo, sfiora i 500 abitanti, si arricchisce della chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Grazie con splendidi affreschi di scuola umbro-marchigiana del 400. Decade nell'ultimo secolo, si spopola senza perdere quel fascino misterioso che seppe intuire la scrittrice Joyce Lussu. Quando qui venne ad abitare vagheggiava di fare di Cerreto un cenacolo di artisti e intellettuali. Quel sogno del paese ideale non si è mai realizzato, ma l'atmosfera suggestiva che l'ha ispirato è rimasta tutta. E oggi è privilegio delle due famiglie che ci abitano e di quei buon gustai del viaggio che tra le colline picene sanno scoprire e apprezzare quei particolari che i più trascurano.